Va ora in onda diretta Saiuz in studio centrale Rosario Moreno. Buonasera a tutti e un ben trovati da Alviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro di San Giovanni di Polcinigo in provincia di Pordenone. E voglio fare anche un particolare saluto agli amici di ondaradio.net. Grazie anche a voi per essere qui nelle nostre frequenze. Allora, nella trasmissione di questa sera, cari ascoltatori, lasceremo la trattazione dei virus, naturali come il coronavirus, di cui già abbiamo parlato, per occuparci di un altro organismo altamente patogeno chiamato uomo, in grado di causare non una, ma bensì multiple infezioni assolutamente mortali, sia al pianeta, ma anche a tutti gli altri esseri viventi, compresi i suoi simili. E potremmo anche essere in qualche modo più specifici e fare delle logiche analogie per l'aria, per l'atmosfera del pianeta che ci ospita e nutre, noi siamo la polmonite, per l'acqua, i mari, i fiumi, gli oceani, tutti i liquidi. Noi siamo leucemia, per il terreno su cui riversiamo ogni sorta di veleni chimici, scorie nucleari, uranio impoverito e chi più ne ha più ne metta, siamo herpes, psoriasi, artrite, artrosi, osteoporosi e molto altro ancora. E poi, infine, per piante, animali e altri esseri umani, talvolta per interi popoli, siamo un cancro in metastasi. Ecco, ho voluto fare queste analogie perché penso abbiano del vero e ci dovrebbero fare da specchio. 2 settimane fa, con un'intervista a Gregorio Piccin, profondo conoscitore del mercato delle armi, abbiamo parlato del virus umano della guerra, che non solo devasta l'ambiente, ma abbiamo sottolineato quella volta, uccide l'uomo 2 volte, una in più rispetto alla morte che ci può infliggere la natura con uno qualsiasi dei suoi molteplici eventi catastrofici. Quando si muore per mano di un proprio simile, non solo si muore fisicamente, ma si muore anche nell'anima. La morte inflitta e subita per mano di un altro essere umano, abbruttisce, inquina, devasta anche l'anima. Dovremmo sempre ricordarcelo. E allora, dopo aver parlato del virus della guerra, parleremo oggi di un altro virus altrettanto letale che nel mondo si chiama criminalità organizzata. E nel nostro paese, invece, l'Italia, si chiama mafia, camorra, 'ndrangheta, Sacra Corona Unita, Cosa Nostra, virus che mutano, come vedete, ma che sempre letali sono. Ecco, affrontiamo allora questo tema stasera con un graditissimo ospite in collegamento da Sant'Elpidio a Mare, il direttore fondatore della rivista online Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Buonasera Giorgio, grazie di aver risposto all'invito. Buonasera a te, Alfano, a Rosario e a tutti gli ascoltatori di questa trasmissione. Grazie per l'invito. Senti, Giorgio, come giornalista di cronaca giudiziaria, continuamente immerso in un mondo criminale, quindi violento, ambiguo. Cosa si sente, cosa si prova, come si opera? Ma Alviano, il 25 marzo scorso
abbiamo compiuto io e i ragazzi di Antimafia 2000. Di fatto Lorenzo Baldo e io, 20 anni di cronaca giudiziaria, perché il 25 marzo dell'anno 2000 iniziò questa avventura della rivista Antimafia 2000, che era cartacea, prima mensile addirittura. Poi è diventato nel tempo, quando ormai già ci eravamo accorti che la carta stampata purtroppo ha elevatissimi costi e non raggiunge tutti i lettori desiderati, siamo passati online e poi addirittura siamo diventati un quotidiano nazionale online sulla criminalità organizzata, sugli eventi, sulla politica in generale, sulla politica estera e sulla situazione, diciamo, drammatica e grave che vive il nostro pianeta per quanto riguarda la società, guerre, malattie, eccetera. Ecco, come si vive? Si vive un po', se non sei forte, se non hai un ideale forte. Noi abbiamo la fortuna, io personalmente, ma anche altri della redazione Antimafia 2000, sebbene un giornale laico, ma all'interno del quale ci sono credenti e non. Ecco, io sono fortunato ad essere un credente, lo dico ovviamente rispetto dei non credenti, che per me a volte sono loro fortunati, che malgrado non hanno una fede vanno avanti rispetto a noi che teoricamente abbiamo una fede che a volte vacilla o scivola. E quindi mi sento fortunato perché io lo faccio per fede, cioè per me è una missione che nasce da un percorso spirituale, come tu sai, che io ho intrapreso ormai 30 anni or sono. Quindi 10 anni di Antimafia 2000, io già da 10 anni percorrevo un cammino spirituale cristiano, cristico, se vuoi. Quindi, ecco, per me è una missione, come lo vivo? Come una missione, ma non è facile perché a volte ti senti depresso, ti senti deluso, perché la mafia, le mafie sono un po' come la gramigna, mi diceva un grande collaboratore della giustizia che io ho conosciuto e sono contento di averlo conosciuto, ho anche frequentato, che adesso è morto e che faceva parte della cupola di Cosa Nostra, cioè era uno dei capi, non era il capo dei capi, ma era uno di quelli che vedeva Salvatore Riina tutte le settimane e aveva delle responsabilità purtroppo nell'ambito criminale, assassino, affari illeciti, tutto ciò che la mafia pone in essere, compresi i miliardi della droga, e mi ha detto, quando si è pentito: la mafia è come una gramigna, più la tiri, più pensi che ormai è finita, invece non finisce mai. Ecco, mi sento così, però l'entusiasmo e la passione di andare avanti fino a che sarà utopistico la nostra idea, ma è quella che ci fa andare avanti finché un giorno sconfiggiamo la mafia, noi dando il contributo come cronisti, giornalisti, i magistrati come magistrati, tutti noi della società civile, ognuno con il suo compito, dobbiamo dare il nostro contributo affinché questo, come l'hai chiamato tu, virus, questa pandemia che attacca il mondo da qualche secolo, cioè la criminalità organizzata, non la sterminiamo. Mi sento così. Ecco, guarda Giorgio, noi ce lo ricordiamo quella prima pagina del vostro giornale che poi come associazione qui Sicomoro siamo stati contenti di partecipare, di divulgare, c'era quasi a piena pagina la foto di Giovanni Falcone. Era il vostro primo numero e da quella volta è un piacere sapere che siamo andati avanti insieme. E allora, da quell'immagine di quest'uomo che diciamo pa Palermo in qualche modo e diciamo
l'anima negativa di questa malattia, ma allo stesso tempo c'aveva le sue medicine dentro, insieme a Falcone, c'era anche Borsellino, c'erano tanti poliziotti, tanti altri magistrati che controbattevano e controbilanciavano questo male, no? Ecco, Falcone diceva che la mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani è destinata a morire. Però, ecco, diciamo, è veramente molto difficile isolare questo virus nella nostra Italia. Come mai? Ma Falcone, nella sua grande scienza politica, sociale, con una visione appunto da magistrato, questa volta devo dire, con tutto il rispetto e l'amore che abbiamo per Giovanni Falcone, forse si sbagliava. Si sbagliava perché la mafia è un fenomeno umano, forse doveva aggiungere che come tutti i fenomeni umani finirà. Ma la mafia finirà quando questa umanità finirà. Questo modo di vedere la società umana finirà affinché possa nascere. Io non sono tra quelli che crede nella fine del mondo, malgrado vedo tutto nero in questo momento, non ci sarà la fine del mondo. L'uomo rinascerà. Ovviamente io lo vedo dal punto di vista della fede. Ma l'importante è essere ottimisti che l'uomo nascerà. Ecco, la mafia finirà quando finirà l'umanità, doveva dire Falcone. Questa umanità, questa società umana basata su valori assoluti negativi o comunque assoluti che condizionano la mente umana. Punto da far commettere delle aberrazioni. Tra i valori assoluti, se non il valore assoluto per eccellenza, è il denaro. Poi c'è il desiderio di potere, eccetera. Quindi la mafia finirà come tutti i fenomeni umani. La mafia è un fenomeno umano che ha un inizio e avrà una fine. Non è così, caro Falcone. Purtroppo dopo 20 anni, quasi 30 anni dalla tua morte, ancora non è così, perché la mafia non è stata sconfitta, non perché è invisibile, e su questo Falcone aveva ragione, non perché è divina, e su questo Falcone aveva ragione. La mafia non viene sconfitta perché l'uomo, la società umana, ha 360 gradi in tutti i suoi aspetti, potere, governatori, cittadini, popolo. Ricchi, poveri, non vuole mutare, non vuole fare il passo avanti del cambiamento. Ci sono parvenze, e questo lo devo ammettere, positive, che forse è la volta buona, malgrado una pandemia che ci sta costringendo a stare a casa e ci sta facendo riflettere molto, malgrado le guerre, le catastrofi. C'è un inizio di cambiamento nella società. Ecco, speriamo che questo inizio, che ancora purtroppo scalfisce la presenza della mafia, ma a volte dà dei colpi forti contro la mafia, questo inizio, scusate il raddoppio delle parole, questo inizio possa dare inizio a un cambiamento della società. Allora, quando la società, la politica, il potere, i cittadini vorranno veramente cambiare, secondo me la profezia di Falcone potrà avverarsi che la mafia non avrà più ragione di esistere. Ma finché noi siamo condizionati dalla corsa all'arrivismo, al denaro, all'egoismo, al materialismo, alla sete di potere, purtroppo queste organizzazioni criminali ce li dobbiamo tenere e dobbiamo combattere, ovviamente, sempre. Ecco, diciamo che un invito a combattere c'è stato anche ultimamente il 21 marzo, se ricordo bene, è stato il giorno che a livello nazionale, un giorno dedicato alla memoria, all'impegno per le vittime innocenti di mafia.
Diciamo che è stata una giornata alla quale hai aderito anche tu, hanno aderito importanti magistrati. Quanto è importante la memoria? E ci sono anche, diciamo, in un'ottica proprio pratica, Giorgio, dei particolari eventi di mafia che andrebbero, diciamo, dove si dovrebbe continuare a scavare, dove non ci si deve dimenticare. Gerardo Colombo, diceva, aveva scritto un libro, Il vizio della memoria. Gli italiani, sono potenti, su questa debolezza. Però ci sono degli eventi concreti che veramente non ci possiamo dimenticare e soltanto perseguendo verità in quegli ambiti si può capire qualche cosa di più, arrivare a dei risultati più solidi. Sì, certo, noi abbiamo ripreso le dichiarazioni del dottore, per esempio, del dottore Nino Di Matteo, che adesso è consigliere togato al Consiglio Superiore della Magistratura, il quale, intervistato da alcuni media, ha detto: non possiamo dimenticarci, ovviamente ricordando l'emergenza nella quale che stiamo vivendo, ricordando le vittime della mafia, che ci sono. Finché non si arriverà a quelle verità indicibili delle stragi, arriva le stragi che hanno commesso la mafia, e purtroppo lo sappiamo, adesso siamo assolutamente certi, anche personaggi, uomini di potere che non appartenevano alla mafia, finché non si arriva a conoscere tutte quelle verità, nel messaggio che dava il dottore Di Matteo, credo che abbiamo capito che non ci sarà mai un vero cambiamento nella politica sociale nella nostra nazione, soprattutto per dare giustizia ai parenti, delle vittime, per dare giustizia al nostro paese, perché quei personaggi. Credo che anche altri magistrati hanno lanciato l'allarme in questi giorni, insieme a Di Matteo, come Gratteri e altri, che la mafia approfitta anche delle disgrazie, che la mafia è un'associazione feroce, assassina, che fa solo i suoi interessi, è capace di approfittare di una pandemia come il coronavirus per cercare di innalzare i propri affari con il pizzo, con prestiti alle aziende in difficoltà o a persone fisiche in difficoltà, con l'usura e tante altre diavolerie. Quindi lo Stato deve essere ancora più attento in questo momento grave, la nostra nazione non deve dimenticarsi delle mafie. E poi la verità, quando noi scopriremo finalmente chi sono stati i mandanti delle stragi, Falcone, Borsellino, del cosiddetto del continente del 93-94, ma di altri delitti eccellenti, delitto Agostino, lo stesso delitto del strage di Via Carini Generale della Chiesa e tanti altri, Attilio Manca mi viene in mente. Attilio Manca e tantissime altre purtroppo stragi, ma anche di cosiddetto non propriamente di mafia, terroristiche, mafiose, se volete, o solo terroristiche, il rapimento Moro, eccetera, eccetera, eccetera. Noi non arriveremo mai ad avere la verità e mai nel nostro paese ci sarà una vera democrazia. Sarà una democrazia monca. Perché? E questo mi riferisco alle ultime stragi. Noi abbiamo delle prove sufficienti per dire che alcune stragi, Falcone e Borsellino in particolare, quelli del 93, sono state commesse con la complicità, il concorso, addirittura sono state richieste da poteri, soprattutto quella di Borsellino, con il processo trattativo si è dimostrato nella prima sentenza, aspettiamo le successive,
seconda e la definitiva della Corte di Cassazione, ha dimostrato che c'è stata una trattativa tra lo Stato e la mafia, una trattativa nefasta, diabolica, che probabilmente ha accelerato la strage, una delle concause che hanno accelerato la strage di Via D'Amelio. Quindi abbiamo dimostrato, intanto a livello politico-sociale e in parte a livello giudiziario, perché c'è già una prima sentenza, sono stati altri personaggi potenti, purtroppo uomini anche di Stato, che hanno partecipato a quelle stragi per ragioni di potere, per creare un nuovo assetto di potere. Ricordatevi che il senatore Dell'Utri, fondatore del partito di maggioranza, quello che ha governato l'Italia per 20 anni, ha scontato 7 anni di carcere per mafia, e non un senatore comunque, il fondatore, insieme a Silvio Berlusconi, di quel partito che per 20 anni ha governato l'Italia facendola a pezzi a livello economico, sociale, politico. Quindi siamo molto vicini alla verità, Alviano. Dobbiamo avere pazienza, costanza, sempre nel rispetto delle istituzioni, rispetto della legge, e con l'informazione. Noi cerchiamo di fare un'informazione onesta e con la magistratura e con i cittadini cerchiamo di arrivare alla verità. Non a caso sto omettendo la politica, perché noi non crediamo più nella politica. Ci sono uomini politici onesti, giusti, lottano, ma la politica ha fallito nella lotta alla mafia, mentre la magistratura ha avuto dei risultati straordinari nella lotta alla mafia. Con questo non la voglio esaltare la magistratura, che ha avuto le sue gravi pecche, gravissime, soprattutto quando il Consiglio Superiore della Magistratura ha letteralmente maltrattato i nostri eroi. Ma tutto sommato la magistratura ha raggiunto dei risultati straordinari nella lotta alla mafia. La politica, non voglio dire zero, perché sei assolutista, ma è stata mediocre. E speriamo che questi politici nuovi, giovani, nuovi, non voglio nominare partiti, nuovi, giovani, speriamo nel presidente della Commissione parlamentare antimafia, nei suoi consulenti, che ha scelto dei bravissimi consulenti come il magistrato Tartaglia, speriamo in giovani senatori e deputati che finalmente mettono come priorità assoluta dopo il coronavirus, si intende, perché purtroppo per adesso siamo devastati da questa epidemia, siamo fuori da questa epidemia, mettiamo la lotta alla mafia in cima all'agenda per poter pro far proiettare la nostra nazione a livelli alti, perché li merita. Siamo comunque il settimo paese più ricco al mondo, ci liberiamo delle mafie e della corruzione, senza esagerare, posso dire che diventiamo il primo o il secondo paese più potente della Terra a livello economico, etico, sociale e politico. Ecco, hai nominato la politica, diciamo, in senso, io assolutamente concordo con te, negativo, perché da troppo tempo, anzi, fa da ostacolo a tantissime indagini, anche ai massimi livelli, dobbiamo ricordare il presidente Napolitano, che per la prima volta Giorgio Napolitano si è opposto a un interrogatorio che dopo in qualche modo c'è stato, ma lì abbiamo vissuto un po' ad un inquinamento di prove, di intercettazioni, eccetera, eccetera. Quindi veramente la politica ha esercitato una parte negativa. Ma ti voglio chiedere questo. Io sono rimasto sorpreso. Mi sembra che fosse il 19 dicembre dello scorso anno c'è stata una maxi retata da parte del magistrato Nicola Gratteri, che ha diciamo, posto agli arresti 334 andranghetisti o malavitosi in 11 regioni. È stato un evento dopo il maxi processo, forse è stato il più grande evento di arresto di malavitosi. Bene, quella notizia,
è finita sulla prima pagina soltanto di tre giornali. Certamente non su Repubblica, non sul Corriere della Sera, non sulla Stampa, non sul Messaggero, per citare i più noti, Libero, La Verità, eccetera. E anche, diciamo, mi ha colpito il fatto che sul Riformista, ecco, sul Riformista è finito in prima pagina. Però è stato trattato come se fosse uno show, una specie di spettacolo, questa grandissima retata, il grande sforzo che c'era dietro di indagine prima e dopo di concretizzare un numero di arresti così importante. Allora, il ruolo dell'informazione, invece, come lo vedi? Ma il ruolo dell'informazione lo vedo fondamentale per contrastare la mafia, la criminalità organizzata e quindi dare il contributo affinché le persone possano capire cosa succede, quindi fare il nemico mafioso per stare lontani e combatterlo. I giornali sono giornali che sono addirittura filomafiosi, lo sono stati, ci sono giornali che sono supergarantisti in cattiva fede, ci sono giornali che sono garantisti in buona fede e ci sono giornali cosiddetti indipendenti che cercano di raccontare come stanno i fatti, né più e né meno. Ci sono anche dei giornali che sono attaccanti, come il nostro, provocatori, perché noi nella lotta, diciamo, sulla cronaca giudiziaria, mi riferisco ovviamente perché altro tipo di cronaca non è il nostro lavoro, no? Anche se rispettiamo tutti i nostri colleghi. La cronaca giudiziaria, noi giochiamo d'attacco, cioè andiamo giù di brutto nell'attaccare il potere, nell'attaccare la mafia. Ora, questo sono scelte. Ma quello che più importa al piano è la coerenza. Guarda, io ho giornali come il Riformista, sono dei giornaletti lecca lecca, che egoici, pieni di ego, perché i fondatori, i direttori provengono, hanno fatto la gimcana, lo slalom speciale di tutti gli schieramenti politici. Il direttore di questo giornaletto era comunista, estremista e addirittura era antimafia per eccellenza. Poi si vede che l'antimafia non faceva guadagnare in sostanza e in ego quello che doveva fare, è passato per altri schieramenti e adesso è un giornale super garantista, tra l'altro anche ignorante perché non si legge nemmeno le indagini, i verbali di indagini, le condizioni dei giudici per le indagini criminali, dei pubblici ministeri, le sentenze. Così scrivo, tanto per scrivere, io ci vedo una grossa malafede, ma è una mia opinione. Invece la coerenza premia. Io rispetto al nostro nemico per eccellenza, che è Libero, giornale che coerentemente da 8 anni difende tutto il clan Berlusconi, il clan anche criminale di Berlusconi, però rimane coerente. Mi meraviglierei se Belpietro, Filippo Facci e altri personaggi di questo tipo, mi meraviglierei se passassero dalla nostra parte. Ci vedrei sarei felice, però mi rimarrei perplesso. Prendono il potere, il potere è anche mafioso, perché la mafia, mi ricordo Paolo Borsellino, adesso per carità è solo ciò che disse Paolo Borsellino, magari questo giornale che adesso pronuncia è cambiato, diceva che il giornale di Sicilia era il giornale della mafia e non aveva tutti, perché tutti gli articoli che scriveva a quell'epoca il giornale di Sicilia era per attaccare il lavoro che faceva Falcone e Borsellino. Quando c'è stato il maxiprocesso, tutto bello bello. Quando hanno cominciato ad alzare il tipo, quel giornale cominciava a definire i magistrati sceriffi, i magistrati di qua, i magistrati di là. Ecco,
i giornali di oggi, la storia si ripete. Quando i magistrati, per esempio, della trattativa Stato-mafia di Matteo Tartaglia, Polvere e Teresi, hanno alzato il tiro, cioè questi magistrati da indagini tipicamente contro la mafia, eccetera, hanno cominciato ad alzare il tiro, occuparsi di mafia e politica, mandando quelle stragi, eccetera, sono diventati magistrati rossi, verdi, arancioni, egoici, sceriffi che mirano a carriere. E la stessa cosa è successa, secondo me, anche se noi ce ne siamo occupati e l'abbiamo diffusa in modo capillare, mi riferisco agli arresti del procuratore capo di Catanzaro, a quegli arresti che tu hai citato, credo che sia un'indagine assolutamente non solo legittima, ma che ha dato dei grandi risultati, però è un'indagine di un procuratore d'attacco. Quando si fanno indagini d'attacco si può anche rischiare che alcuni imputati su 300, 20, 30, 50, sto dando dei numeri come esempio, possono essere scarcerati per decorrenza dei termini, perché le prove non sono state sufficienti e quant'altro, però quello che conta, direi ai giornali, è andiamo al processo. Quando ci sarà il processo, questi saranno comunque tutti imputati. E sono assolutamente certo, avendo letto l'indagine del dottore Gratteri, questi subiranno quasi tutti, non dico tutti, quasi tutti, delle condanne molto severe. Quindi quando si venire per depistare, per sbugiardare, per denigrare il lavoro dei magistrati, si interviene in cattiva fede. Il lavoro d'attacco, noi condividiamo il lavoro degli attaccanti, i magistrati attaccanti, perché rischiano, non giocano d'azzardo, ma c'è un rischio nelle loro indagini. Non sono i magistrati delle carte a posto, quei magistrati o quei procuratori capi che se non vedono la fotografia, il filmato, oppure addirittura il video audio che Andreotti si bacia con Rina, non mandano a giudizio Andreotti. Se non vedono, non lo so, che appare qualche cosa di soprannaturale che li convince, non chiedono arresti. Noi amiamo quei magistrati che non azzardano, ma che attaccano, per poi nel tempo resistere, nel tempo raggiungere e realizzare quelle prove che all'inizio possono essere indizi probatori, ma strada facendo poi diventano delle prove schiaccianti e ottengono dei risultati. Gratteri, Di Matteo, Scarpinato e altri, Lombardo, sono, e altri ancora che non nomino perché ho poco tempo, ma ne potrei nominare altri 10, credo. Sono dei magistrati d'attacco, e se non abbiamo noi oggi con la criminalità organizzata dei magistrati attaccanti, noi non arriveremo mai a raggiungere risultati definitivi. Se poi questi magistrati attaccanti venissero appoggiati dai ministeri della giustizia, dai consigli superiori della magistratura, dai ministeri degli interni e dai cittadini, io penso che le mafie non durerebbero. Invece questi magistrati, e dalla stampa ovviamente, invece i magistrati attaccanti vengono purtroppo appunto attaccati da tutti, anche da quei magistrati con le carte a posto, pensano alla carriera, che pensano che delle cose, che il magistrato deve intervenire solo ed esclusivamente quando ha la pistola fumante. Non è così. Il magistrato deve intervenire anche quando ha solo degli indizi probatori per approfondire le proprie intuizioni, per approfondire la verità sul piano politico e trovare delle prove giudiziarie. Ecco, magistrati attaccanti ne abbiamo avuto pochi. Alcuni sono stati ammazzati, sono saltati in aria. Altri hanno una scorta, come Di Matteo, Gratteri, Lombardo, eccetera, hanno una scorta pazzesca perché sono stati minacciati e condannati a morte. Ma perché sono minacciati e condannati a morte? Giusto, giusto, al piano, quei magistrati attaccanti, e mai minacciati di morte, o quasi mai, quei magistrati che giocano a difesa o addirittura che non giocano.
che aspettano la finestra? Questo è quello che penso. Quindi ben vengano le inchieste come Gratteri, che arrestano 500, no 300 presunti mafiosi, comunque gentaglia, se poi non ci sono le prove, i giudici, cioè se non ci sono prove sufficienti, perché le prove ci sono magari, ne scarcerano 20, 30, 50, e però dopo eventualmente saranno processati e dopo eventualmente saranno condannati. Ecco, grazie, 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 perché è proprio completa questa analisi, Giorgio. Allora, ricordo che state ascoltando Diretta Saius, chi vi parla in studio qui al Piano API dell'Associazione Culturale Sicomoro, e in collegamento da Sant'Elpidio il direttore della rivista online Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Allora, rispetto a quello che hai detto, Giorgio, diciamo che c'è stata proprio recentemente, è stata scoperchiata un poco all'interno proprio della magistratura nella quale tu vedi luci ed ombre, appunto, è stata scoperchiata un po' una vicenda che vede in qualche modo una politicizzazione all'interno dell'organo del Consiglio Superiore della Magistratura, un pilotamento di magistrati in procure chiave. Adesso è stato eletto il nuovo procuratore di Roma. Ci sono segni positivi perché per la prima volta abbiamo visto un attaccante, come dici tu, Antonino Di Matteo, arrivare come membro togato al Consiglio Superiore della Magistratura. Ma diciamo, c'è molto da fare ancora, probabilmente, però all'interno proprio del corpo della magistratura, o no? E come vedi l'elezione del nuovo capo a Roma? Nuovo capo procuratore, scusa. Sì. Allora, per quanto riguarda il CSM, noi vediamo che c'è un inizio di cambiamento, non cambiamo vittoria, ma i fatti, io mi baso sui fatti. Ci sono stati delle elezioni, ho letto Nino Di Matteo come indipendente, quindi certamente qualche corrente, una credo, ha appoggiato la candidatura di Di Matteo, ma Di Matteo ha voluto dare un segnale e all'interno della magistratura c'è stata una risposta, credo, per la prima volta, una delle prime magistrati hanno votato il magistrato indipendente, anche se appoggiato da magistrati già conosciuti e affermati all'interno del Consiglio, come Davigo, come Nordita e altri. Però è stato eletto da indipendente. Quindi centinaia ci risulta a noi che abbiamo seguito le elezioni in diretta, ha ricevuto centinaia il dottore Di Matteo, credo che sia arrivato addirittura secondo, erano due, a un magistrato più anziano, 1.184 voti. perfettamente, un magistrato più anziano, già diciamo come carriera più conosciuto. Invece la risposta dei magistrati, credo, a mio giudizio intuito, giovani di tutta Italia, hanno voluto dare un segnale forte alla magistratura, eleggendo Nino Di Matteo e quindi premiando il merito, la serietà, l'indipendenza, secondo me, soprattutto, perché Di Matteo è un magistrato indipendente. E quindi, insieme ad altri magistrati come Ardita, come ripeto lo stesso Davigo e certamente qualche altri magistrati all'interno del Consiglio, stanno cercando con degli atti molto chiari e precisi di dare una svolta
al Consiglio Superiore della Magistratura che io ho definito, e non mi pento, un sinedrio della magistratura per i clamorosi errori gravissimi, degli errori gravissimi, imperdonabili, che speriamo possiamo perdonare noi cittadini con questo Consiglio Superiore della Magistratura ed altri come questo o migliore di questo. Errori ha commesso durante il lavoro di Sellino, durante il lavoro dei magistrati come lo stesso Di Matteo, la stessa procura di Palermo che aveva quei magistrati attaccanti che dovevano essere sostenuti dal Consiglio Superiore della Magistratura, invece addirittura denigrati, addirittura messi sotto inchiesta disciplinare per motivi come sempre sbagliati, perché alla fine la maggioranza di loro sono stati sempre assolti, cioè non è stata presa nessuna iniziativa disciplinare perché non avevano commesso nessuna infrazione. Quindi abbiamo dei fatti che il Consiglio sta dimostrando, ovviamente il Consiglio ha tutti i consiglieri che sono indipendenti, che votano secondo quello che pensano, ma l'influenza, secondo me, ovviamente la mia opinione, di questa nuova ventata che c'è nel Consiglio Superiore della Magistratura si fa sentire. Faccio un esempio che è stato per me molto significativo quando il magistrato Di Matteo e anche Ardita, credo in quell'occasione, votarono a favore di Domenico Cozzo, magistrato antimafia già impegnato a Caltanissetta, ma prima ancora a Palermo con indagini e processi importanti, processi dell'Utri ed altri, dicendo che noi dobbiamo votare il merito dei magistrati, in questo caso palermitani, perché volevano votare un altro collega, che ovviamente non è che era in discussione, diciamo, la preparazione dell'altro magistrato collega di Cozzo, ma i magistrati, come di Matteo, hanno detto: ma questo magistrato ha dei meriti, processi, lotta alla criminalità organizzata, e poi il Consiglio, grazie anche alle opinioni di Matteo Ardita e di altri consigli, ha eletto, credo, alla Procura Nazionale Antimafia il magistrato Domenico Cozzo. Quindi questi sono segnali che ci fanno capire che il Consiglio della Magistratura non è più come prima, condizionato da quelle nefaste correnti che poi erano e sono ancora in parte delle correnti condizionate dalla politica. E quindi la magistratura deve stare lontano dalla politica e dal potere esecutivo. Certo che deve mettere in pratica e rispettare le leggi che il Parlamento fa, appunto sono leggi e il magistrato deve fare rispettare la legge, ma non può dipendere dall'esecutivo la magistratura. Io sono molto severo, io espellerei dalla magistratura i consiglieri laici, perché i consiglieri laici sono per la maggior parte politici e la politica deve stare lontana dalla magistratura, così come anche il magistrato, se sceglie la carriera politica, deve stare lontano un po' dalla magistratura, deve dimettere. Quindi devono essere dei poteri dello stesso Stato che devono lavorare in concerto, ma devono avere un'indipendenza assoluta. E la politica negli ultimi anni è stata nefasta, diabolica, è stata una prostituta, perché ha cercato sempre di sottomettere, condizionare, portare verso di sé il magistrato. Perché la politica tutta, quasi tutta, non sopporta che la legge sia uguale per tutti. E i magistrati come Di Matteo e altri, e nel passato purtroppo martiri, hanno sempre fatto rispettare la legge uguale per tutti. Il politico non la sopporta. Infatti abbiamo scoperto con mani pulite, con inchieste di mafiose, corruzioni, eccetera, che la politica è stata la rovina del nostro paese, non la politica, quei politici che si sono corrotti. Ancora devo sentire adulare o esaltare personaggi criminali, criminali, criminali come Craxi, che addirittura è uno statista
che indirettamente è stato partecipe di stragi, non che è stato comandante, ma non amava certamente quei magistrati che cercavano, come Carlo Palermo, di dimostrare la corruzione, il traffico di armi, eccetera, eccetera. Ancora mi si aspetta un delinquente come Craxi, chi sono che lo esaltano? I politici, di destra, di centro e di sinistra. Questo non va bene. Quindi la magistratura sia alla larga dalla politica e speriamo che il Consiglio Superiore della Magistratura, finalmente, grazie a nuovi magistrati che prima o poi dovranno comunque ritornare al loro lavoro, il futuro Consiglio Superiore della Magistratura finalmente nella testa di essere magistrati indipendenti e lontani dalle correnti di qualsiasi genere, soprattutto politico. Ecco, diciamo che in qualche modo sposi la nostra Costituzione che proprio voleva tre poteri indipendenti l'uno dall'altro proprio per potersi controbilanciare. Senti, io ho ancora due domande per te. Prego. La prima riguarda una delle componenti che deve essere per forza antivirale, secondo me, nei riguardi dell'illegalità, e dovrebbe, e questa componente è la società civile. Se tu dovessi parlare all'operaio, al contadino, all'impiegato, alla persona normale, a chi gestisce, all'imprenditore, a qualsiasi figura, ma alla persona, così. Qual è il ruolo? E anche ai giovani, anche ai giovani, anche ai giovani. Che cosa ti aspetti? Cioè, che cosa pensi che dovrebbe essere richiesto da parte del singolo come comportamento per arginare, ecco, diciamo, questo male? Ma allora, intanto nella quotidianità essere lontani da ogni tipo di corruzione, sia al sud, al centro che al nord. Non pensare alla propria convenienza, ma dobbiamo raggiungere i risultati per merito. Se io merito un posto di lavoro nel funzionario dello Stato, come in organi dello Stato, dobbiamo arrivarci per meriti. Poi dobbiamo allontanare ogni tipo di corruzione, perché la corruzione parte dal minimo. Fammi questo favore che io te ne faccio un altro. E questo non va bene. E la mentalità mafiosa deve essere annientata sin dagli atteggiamenti che nel nostro quotidiano noi poniamo in essere. Questa è la prima cosa. Poi dobbiamo essere onesti intellettualmente, onesti nel modo di pensare e di pensarci nella vita. La libertà è sacra, ognuno pensa di credere a quello che vuole, uno crede alle fate volanti, agli UFO, agli esseri che volano, a Cristo, a Buddha, a chi vuoi tu. Come libertà di pensiero io sono molto molto severo nel rispettarla. No, ognuno di noi deve avere la sua libertà di pensiero e credo personaggi come Giordano Bruno ci hanno rimesso la vita per lottare a favore della libertà di pensiero, ma nei comportamenti dobbiamo essere antimafiosi quando ci alziamo dalla mattina fino a quando ce ne andiamo a letto e dobbiamo essere intransigenti. Tutti possiamo sbagliare, in buona fede ovviamente, ma la mafiosità della nostra mente deve essere allontanata anche negli atteggiamenti quotidiani. Poi a livello più grande, al cittadino chiedo, siccome il cittadino ogni 5 anni, ma forse anche meno, viene chiamato a votare, il cittadino deve andare a cercare gli uomini che si presentano, valutarli, studiarli e vedere se nel DNA di quel cittadino c'è interesse ad amare il popolo, della nostra nazione e se vuole veramente eliminare i problemi
che attanagliano la nostra società per dare al popolo italiano una libertà, una democrazia, un benessere economico sufficiente, in modo che tutti possano andare avanti nella vita e godersi la vita e aiutare anche le altre realtà nel mondo che soffrono. Che cosa deve fare il cittadino, il ragazzo di 18 anni, quando viene chiamato al voto? Deve andare a vedere chi si presenta, come si chiama, come non si chiama, subito avere la chiave nelle mani per capire se quel personaggio è un personaggio convincente, se è un personaggio credibile. Quando comincia a illustrare i problemi che ci sono nel nostro paese e quando comincia a dire che questi problemi si possono risolvere intervenendo in modo drastico dove c'è da intervenire e in modo diplomatico dove c'è da intervenire in modo diplomatico. Vengo e mi spiego. Chiunque si presenta all'elezione, assessore comunale, dal carico più piccolo fino a presidente del Consiglio, deve cominciare a dire che il nostro paese ha un cancro. Adesso lo diciamo perché siamo attaccati da un virus che abbiamo un cancro e dobbiamo stare a casa. Ma quando invece non siamo attaccati alla vita, cioè personalmente, e lo sono solo pochissime persone, cioè quelli che cercano di dare la libertà al nostro paese e che vogliono uccidere, noi facciamo orecchio da mercante. E allora il politico, il primo problema che abbiamo in Italia è la mafia, è il traffico di droghe, è la corruzione. Io vi prometto, con tutte le istituzioni dello Stato, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, chiedo aiuto alla magistratura, alle forze dell'ordine di debellare questo cancro. Datemi il voto, perché se io distruggo la mafia con il vostro voto, io vi darò benessere. Il prodotto interno lordo comincerà a salire, il nostro debito pubblico comincerà a scendere, il guadagno delle organizzazioni criminali che si aggira intorno ai 100-200 miliardi lo portiamo quasi a zero. In modo che quelle decine di miliardi possano andare nelle casse dello Stato oppure nelle aziende, nelle imprese. Io vi prometto che la corruzione sarò severo, farò delle leggi dove i corrotti sconteranno il carcere, ma non 1 o 2 anni, 20, 30 anni di carcere per l'evasione fiscale, 20, 25 anni di carcere per quanto riguarda la corruzione dei funzionari di Stato o del cittadino comune. Ergastoli su ergastoli per quanto riguarda gli assassini, soprattutto quelli mafiosi, eccetera, un inasprimento delle pene e una riforma della giustizia e una riforma potentissima della politica. Ecco, questo personaggio, ho detto in 2 minuti delle cose che dovremmo dire al piano minore, ma ho dato in sintesi la risposta, così un giovane, 18enne, 19enne dice, quello là vuole cambiare veramente l'Italia e aiutare il mio futuro e lo voto. Poi, se non lo farà, butteremo la chiave nel fiume e a lui lo butteremo a mare. Ma intanto da questo si comincia a capire che quel personaggio al quale daremo potere è credibile. Ma finché troverete personaggi, come li definisce il suo quotidiano, cazzari, personaggi assurdi, personaggi anche stupidi nella sua banalità del male, come Salvini, come quell'altro quello della Toscana che non mi ricordo più, L'innominabile. perché non mi ricordo più nemmeno come si chiama, credo Renzi, perché è insignificante, e altri personaggi che hanno fatto della politica italiana ne hanno fatto sfacelo. Allora non votateli, non sono credibili. Anche quei personaggi onesti, come Zingaretti, che credo che sia una brava persona, ma se non dimostra nella sua agenda politica che i problemi italiani, oltre al coronavirus in questo momento, sono soprattutto la mafia e la corruzione, non votate, non è credibile, perché si vede che in qualche modo la mafia e la corruzione fanno comodo anche a lui, anche se non è corrotto, anche se non è mafioso. E allora i giovani dicono, per chiudere, votate delle persone che vi mettono sul piano dell'agenda politica quotidiana due cose prioritarie. Allora, in questo caso la sanità, perché purtroppo ci ha colpito inaspettatamente, anche se dovevamo aspettarcelo, il virus. E poi la mafia
e la corruzione. Sconfiggendo la mafia e la corruzione, i nostri problemi a effetto domino, uno dietro l'altro, saranno tutti risolti e il nostro paese diventerà, lo ripeto, perché io amo il mio paese, sono italiano e con orgoglio dico che sono italiano, il nostro paese, sconfiggendo la mafia e la corruzione, quindi tutti i reati di mafia, traffico di droghe, eccetera, noi diventeremo il paese numero uno del pianeta Terra. Speriamo che un giorno ce la faremo. Ecco, siamo arrivati all'ultima domanda, che è un po' particolare, ed è questa. Tu, nella tua attività investigativa, giornalistica, in questo ambiente, hai avuto modo anche di incontrare, un po' l'hai accennato anche prima, collaboratori di giustizia e anche pentiti di mafia. E la domanda è questa: che cosa ti ha lasciato l'incontro con queste persone dentro? Ma ho avuto la fortuna, grazie al mio lavoro, di incontrarne diversi. Ne conosco un bel po'. Ovviamente tutti quelli che conosco devo ringraziare le istituzioni del nostro Stato che mi hanno dato facoltà di poter intervistare e incontrare queste persone. Non ho mai incontrato clandestinamente nessuno. E in questi anni alcuni collaboratori, credo la maggior parte, mi ha colpito, la maggior parte che ha conosciuto, perché ci sono collaboratori e collaboratori. Collaboratori della giustizia che sono veramente, come nel linguaggio teologico spirituale, si sono redenti. Altri l'hanno fatto per convenienza, perché si erano resi conto che lo Stato era diventato più forte ed era arrivato il momento di arrendersi. Poi si sono pentiti di essersi arrendersi perché lo Stato ha fatto finta di essere più forte o lo ha fatto solo per pochi anni per poi rientrare ad essere uno Stato mezzo giusto con i giusti e mezzo corrotto e mafioso, perché purtroppo all'interno dello Stato ci sono ancora personaggi corrotti, se possiamo dire, e quindi il pentito che non è stato più agevolato come doveva essere agevolato, in modo tale che le sue dichiarazioni sconvolgenti potessero sconfiggere la mafia, ha fatto marcia indietro. Addirittura boss mafiosi di un certo calibro hanno fatto capire che potevano collaborare con la giustizia, si sono ritirati, vedendo che lo Stato aveva fatto punto e a capo, diciamo da capo, e cioè marcia indietro. Che cosa ho dentro? Alcuni di loro mi hanno dato degli esempi che nemmeno noi cristiani cattolici diamo, di ravvedimento e lealtà. Altri credo che sempre, magari malgrado nel loro pentimento e nel loro ravvedimento, non hanno mai abbandonato quella forma di, diciamo così, di pensare insomma non da assassino. Ma la cosa che mi ha colpito di più, te la dico, è quella che nel tempo i laboratori hanno visto che fare del bene, diventare bravi, nel senso ravvedersi, pentirsi, riscattarsi, dà più gioia dentro e fuori, ti fa stare più bene, magari sei povero o non hai tutti i miliardi che avevi, che invece quando sei assassino, che stavi sempre male, eri sempre stressato, eri sempre depresso, era una lotta contro il tempo per la tua per mettere in pratica il tuo potere o salvare la vita, malgrado avevi decine di miliardi. Questo che mi ha colpito, che si sono convinti alcuni di questi che io ho conosciuto che è meglio questa vita, una vita che devi sempre dare il nome che è tuo, che non sei quello che eri prima, che vivi rispetto a prima come un poveraccio, anche se sono stipendiati, hanno la loro casa,
ma non avevano quei soldi che avevano prima, si sono convinti che vivere, alcuni addirittura hanno abbracciato pure la fede, quindi si sono convinti che fare del bene conviene per te stesso che fare del male. Questo è quello che mi ha colpito di più. Beh, penso che anche sia un bel modo per finire la trasmissione, Giorgio. Lasciamo anche questo senso di leggerezza, di possibilità di cambiamento nel cuore, nell'animo di ogni persona, anzi, anche è l'invito a migliorarci che viene da quanto hai detto prima sulla società civile. Teniamo le porte aperte in questo momento in cui tutto dovrebbe essere chiuso, almeno dal punto di vista spirituale. Noi ti ringraziamo tantissimo del tempo che ci hai dedicato e ti auguriamo un buon lavoro su quello che sul campo nel quale stai operando, anzi nei molteplici campi nei quali stai operando. Grazie Giorgio, grazie. Grazie a voi. Bene, gentili ascoltatori, sono le 19:41 in questo momento, abbiamo un po' sforato, ma sono stato proprio anche contento di averlo fatto per le cose che abbiamo potuto sentire dal direttore della rivista Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, che ringraziamo. Io vi auguro la buona sera, vi auguro una buona continuazione con i programmi di Radio Saius e ci diamo appuntamento al prossimo martedì. Buonasera a tutti e grazie dell'ascolto. Abbiamo trasmesso Diretta Saiuz, ha coordinato in studio centrale Rosario Moreno. I nostri programmi adesso proseguono a diffusione regionale.